22 giugno 1983. Scompare a Roma, all'età di 15 anni, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi. La ragazza è figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Il giorno della scomparsa incontra uno sconosciuto alla guida di una BMW verde che le offre un lavoro per una ditta di cosmetici. Verso sera, Emanuela chiama casa per riferire della proposta di lavoro e la sorella le consiglia di parlarne con la madre. Questo è l'ultimo contatto che Emanuela ha con la sua famiglia. Di lei si perdono le tracce. Il suo caso è uno dei tanti misteri della più recente storia del nostro paese. Nelle molte indagini avviate nel corso degli anni, sono stati chiamati in causa il Vaticano, l'Istituto per le Opere di Religione, IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi stati. L'intreccio, tuttavia, non è stato ancora districato e il caso Emanuela Orlandi è tuttora irrisolto. È il pomeriggio del 22 giugno del 1983. Una ragazza di 17 anni con una fascetta sulla testa, molto bella, scompare nel nulla. È un mistero da 40 anni, da quasi 40 anni. Emanuela Orlandi, sul destino di Emanuela Orlandi, nessuno sa nulla. Nessuno sa che fine ha fatto quella ragazza, se sia ancora morta, se sia viva. Stava andando a lezione di flauto. La ricorderete in tutte le foto che in questi anni sono state diffuse dai media con il flauto traverso. E quindi era andata a lezione di flauto, esce da lezione di flauto e scompare nel nulla. 40 anni dopo sono stati scritti articoli, inchieste televisive, inchieste della magistratura, inchieste dei articoli di carta stampata, ma nessuno, e sono state, molte piste sono state adombrate, la pista turca addirittura fu oggetto di dichiarazioni di Ali Agca e dei Lupi Grigi, la pista della criminalità romana con la Banda della Magliana e anche quella con delle collusioni con alcuni alti prelati del Vaticano. Tante piste, nessun risultato. Quasi 40 anni dopo, di Emanuela nessuno sa nulla. Che fine abbia fatto resta un mistero.